Siamo tutti qua riuniti in sala conference, ci sono dei pazienti perché ho voluto condividere con tutti voi questo momento che è storico, è importante. E condivido con voi, col gruppo distante, con chi sta invece vicino, qua in Moldavia, con tutto il tutta l'equipe che sta qua oggi da noi. Per me è veramente un momento importantissimo questo. Perché sto dopo tanti anni raccogliendo oggi i frutti di tutto quello che ho fatto. Questo che vedete qui a monitor l'ho ricevuto ieri, è un qualcosa che non è mai stato fatto al mondo, è il primo design completamente realizzato dall'altra parte del mondo. L'abbiamo ricevuto ieri, tra qualche ora lo montiamo ed è, e avrete durante la giornata degli aggiornamenti. Sono emozionato. Ok. Questa è l'equipa, Adrian, Anna, Sander Polanco da New York e io. Abbiamo inviato il paziente completamente digitale. Il paziente non ha mai preso l'aereo, è venuto qua da noi. Il paziente si può trovare a Milano, a Roma, si può trovare in qualsiasi parte del mondo. Il paziente viene digitalizzato, si procede quindi alla digitalizzazione del paziente, si raccolgono tutte le informazioni fotografiche, le impronte possono poi essere digitalizzate. Abbiamo scelto un paziente con per esempio i denti storti proprio perché questa è l'implicazione che ha l'apparecchietto che sono andato a prendere in Spagna il mese scorso, che ci permette di portare a compimento tutto quello che è il ciclo di digitalizzazione del paziente per farlo viaggiare in cloud sulle nuvole. Ho a quel punto raccolto anche le informazioni della bocca, quindi abbiamo le informazioni dei provvisori che montava il paziente e soprattutto siamo andati a fare le scansioni digitali degli impianti che sono all'interno della bocca del paziente. Questo è il software che sta venendo sviluppato dai nostri colleghi di Timișoara, si chiama Smile Cloud e permette di avere in un unico posto in cloud tutte le informazioni che ci servono per lavorare a distanza. Senza questa piattaforma che stiamo testando, infatti vedete sopra qua che beta che stiamo testando col team di New York, non potremo avere questo scambio efficace dati del paziente. Senza lo scanner facciale noi non avremmo potuto inviare i dati del paziente all'estero, li avremmo mandati comunque incompleti perché poi bisogna usare degli attrezzi come questi per andare a simulare quelli che sono i movimenti, l'inclinazione nello spazio dei denti, sono tutte cose queste che senza il paziente fisicamente qua non si riuscirebbe a fare. Ora invece possiamo usare questi attrezzi virtuali che sono una replica esatta di quelli fisici e andare a copiare i rapporti tra le due arcate in pazienti che hanno perso completamente i denti. Questo non è mai stato realizzato da nessuno al mondo e noi grazie ai pezzetti del puzzle che sono andato a recuperare questi anni in giro per il mondo siamo riusciti a creare un protocollo digitale completamente innovativo su pazienti che prima era impensabile fare così in cooperazione con i migliori team al mondo. Questo ha delle grosse implicazioni perché porterà a produrre e a collaborare i migliori team in maniera fino ad oggi impensabile
e andare a mettere insieme, ecco, i migliori per affrontare i casi più complessi. E quindi era stato utilizzato questo software per fare casi molto più semplici. Il dottor Adrian lo sta testando da circa 8 mesi su casi solamente di faccette, quindi lenti a contatto che si mettono qua sui denti, ma quando invece non abbiamo più riferimenti di pazienti che hanno perso completamente i denti, arrivare a questo risultato qua senza avere il paziente è impensabile. Questo è il design dei denti che andiamo prima a stampare in PMMA, montiamo nella bocca del paziente e andiamo a testare i movimenti, le forme, la fonetica, il fit, le frizioni, se ci sono frizioni oppure se si adatta perfettamente. Questa è l'arcata inferiore. Andremo a produrre i denti con dei materiali rigidi solamente dopo che avremo provato il fit e quindi tutte queste cose validate. Che sia preciso o no, non ha alcuna importanza. L'importante è quello che abbiamo fatto. Abbiamo creato un precedente ed è un qualcosa, diciamo, che teoricamente abbiamo fatto una scommessa ieri, spero di non perdere 100 euro, oggi con dottor Vadim. Lui dice che non sarà precisissimo, io sono sicuro che invece sarà precisissimo, perché comunque ho apportato delle modifiche ai protocolli di scansione che non ho dubbi che sarà preciso. Misureremo, se dovesse essere impreciso, anche qual è l'imprecisione. E quello che stiamo vedendo è il lavoro di Sander Polanco, che anche lui è molto contento di quello che stiamo facendo. Andiamo a cercare qua Sander, che già mi chiede dov'è che sta. Mi ha scritto ieri. Foto tu. Che mi chiede se è ok il caso, posso usarlo per il suo congresso, il più grande che ci sarà a New York il mese prossimo. Vediamo, prima lo proviamo in bocca. Cioè lui che chiede a me se può usare il nostro caso per far vedere dall'altra parte del mondo questo precedente che abbiamo creato di telemedicina. E quindi niente, vi ringrazio tutti, lo stampiamo e quando è pronto? E ieri abbiamo festeggiato così. Un saluto.